Siamo arrivati al podio della sezione A. Ne approfitto per ricordare i nomi dei giurati che hanno letto più di 1100 poesie e le hanno valutate con tutta l'attenzione a tutto possibile. Coordinatrice della giuria, Elisabetta Permela, che è qua che premia, insieme a Manuela Manciotti e Chiara Materassi, che sono i due rappresentanti di tutti scuola che oggi non ci sono. E le vado a ringraziare questa volta, più volte, per l'enorme lavoro che hanno fatto nel valutare le vostre opere. Adesso, a incoronare i primi tre, ci sarà Paolo Gambo, il fondatore di Rinascimento Poetico, accompagnato, e magari anche due parole, da due poeti di fama internazionale, uno americano e uno israeliano, che ieri hanno ricevuto un riconoscimento più speciale da parte di Rinascimento Poetico per la loro opera. Siamo al podio. Partiamo invece dalla terza posizione. L'autrice è Lara Agnes con la poesia Passo Incerto, che rappresenta l'Istituto di Antropologia di Poesia. Una rabbia che esplode, si getta in un mare cristallino e un albero di primavera che cambia l'umore. Viene Mark Lippmann? Allora, per premiare la prima partita del podio abbiamo Mark Lippmann, che è un poeta californiano, è venuto ieri per essere anche lui incoronato, come noi bambini, perché i grandi sono stati incoronati, e adesso lui incoronerà la prima bambina del cuore. Non ti scuola, non si è in posizione di 100.
E adesso possiamo chiamare